Si è letta come un gendarme, lui, un soldatino. E niente, siamo qui di nuovo in una nostra live, che ormai sta diventando un appuntamento consueto, il lunedì alle 18:30 su Twitch, sul canale di The Digital Moon. Stanca come non mai, ragazzi. Sono giornate un po' impegnative, ma comunque tra un assestamento e l'altro, da progetti che partono e n cose a cui sta dietro, comunque, da cui anche la casa, perché voglio dire, va bene che lavori tutto, ma ci sono sempre persone che devono mantenere l'ambiente in cui vivono, gestire non solo il lavoro, ma anche appunto dinamiche domestiche. Quindi ad oggi mi ero ripromessa di parlarvi di un concetto, che è quello dei mille mila specchi. Vi dico, come ben sapete, non sto mantenendo una, come si dice, una linea coerente in termini di piano editoriale, o meglio, non mi sto attenendo necessariamente a quanto prestabilito da una semplice scaletta di macrotemi, perché ciò che comunque ancora ad oggi devo raggiungere al 100%, ovvero la sicurezza e la modalità espressiva più rilassate possibili per parlarvi, comunque non riesco a esprimermi come ho sempre fatto nelle dirette Instagram, perché lì comunque mi rendo conto che parlavo quando avevo una sorta di impeto, quasi un conato, no? Dovevo comunque sfogare e condividere con il mio pubblico, con quello stato d'animo, quel coinvolgimento emotivo che si ha sostanzialmente amore, quando si sta vivendo l'emozione, cioè il momento in cui si vive l'emozione, se la si condivide e se la si esterna, diventa di un'intensità irrivivibile, cioè irripetibile. Quindi sostanzialmente mi rendo conto di attenermi relativamente poco alla scaletta, e che comunque il pathos col quale condivido dei pensieri, che in realtà nel momento in cui vengono sentiti e non magari programmati nella loro condivisione al mondo, hanno comunque una carica emotiva e un'enfasi che arrivano all'uditore in maniera differente. Qui su Twitch riesco a farlo in un certo punto, cioè quando mi vedo. O nel mentre anche adesso d'ascolto mi rendo conto che comunque c'è un blocco da parte mia, c'è ancora un'inibizione legata al fatto che io devo programmare quando vedere. Mi farebbe quasi più piacere ipotizzare una situazione da GF, da Grande Fratello, che io praticamente accendo la telecamera in qualsiasi momento del giorno, voglio di condividervi qualcosa, voi poi ve lo rivedete, perché io comunque lo salvo su un desk. Ecco, quella potrebbe essere una cosa carina, in modo tale da farvi anche godere, usufruire, avere a che fare con quella che è comunque la mia espressività, ok? La mia identità espressiva. Perché vi dico questo? Sembra un'analisi abbastanza introspettiva, un guardarmi dentro, che comunque magari non è congeniale a questo contesto espositivo, no? Eppure l'appuntamento di oggi sarebbe dovuto, dovrebbe essere o è mille mila specchi. Non so se effettivamente avrò da parlare di questo argomento per ormai una cinquantina di minuti, che è ciò che ci resta, ma di fondo vi ho parlato di come sto vivendo l'esperienza con voi nel mentre la vivo, cioè ho parafrasato il mio vivere in live, in una live, perché credo sia giusto che ognuno di noi, dato che potenzialmente la vita, nella peggiore delle ipotesi, è una, scusate, ora spegniamo la luce, dal momento in cui ci mettiamo in condizione di non guardarci e non chiederci se stiamo andando nella direzione giusta, se stiamo facendo quello che veramente vogliamo, ci stiamo potenzialmente precludendo
di dare una sterzata alla nostra vita. Ovvero, magari capita di vivere in un turbine di cose, siete quasi assuefatti alla vostra quotidianità e sembrate degli automi mentre percorrete una strada che ormai più che essere già stata tracciata è stata solcata, consumata dal vostro ripassare di giorno dopo giorno. E questa quotidianità che suona quanto una opprimente routine, alla fine potrebbe essere tranquillamente il vostro valzer della morte, accompagnarvi appunto finché, fino alla fine dei vostri giorni. Cioè, raga, non volevo dirvelo, ma è da prima che pensavo di fare un tè biscotti con voi, anche se una falsa credenza parla di una tea time. L'ora del tè in inglese che sono le 5. Credo sia una normalità baggianata. Anzi, visto che si parla di Londra, viene in mente Harry Potter, una babbanata. Che babba. Comunque, tornando a noi, l'appuntamento davanti allo specchio a cosa credo che serva? A ricordarci che la vita è una. Vuol dire? Vuol dire che se magari ci rendiamo conto che non stiamo incorrendo il rischio di guardarci vivere, quindi di stare a partire passivamente la vita, magari è il caso di darci un campanello d'allarme, di bussare dentro noi stessi e chiederci dove stiamo andando. Nel caso in cui ci fosse una risposta, perché d'altronde non tutti lo sappiamo dove stiamo andando, giusto? Cosa vuoi? Basta mangiare tu. Sembra che non ti diamo da mangiare, che non mangi da mesi, su. Stai su, vieni su. Adesso non posso più farlo. Ti lascio un pezzetto. Se ci vedesse papi. Che direbbe mai mio? Che io ti vizio. Che non è che ti fa male. La quantità di zuccheri. I cani possono anche mangiare delle varietà di frutta come la mela, non mi ricordo, per cui soprattutto non mi ricordo a zuccheri, per cui il fruttosio non differisce così tanto dallo zucchero, cioè dal saccarosio, o meglio, differisce per la precisione per la posizione del tuo organo, sulla catena di carboni, quindi cosa vuol dire questo? E se un cane può mangiare un po' di frutta, una molecola di un biscotto che di per sé tra l'altro ha anche delle farine, per cui dei carboidrati complessi che fungono un po' come le fibre di alcune varietà di frutta, bastano comunque l'impatto glicemico dell'alimento in sé, per quanto lo si possa percepire dolce, no? Questo vale anche per la zucca e la patata dolce, che per paradosso ha meno zuccheri della patata bianca, della pasta gialla. Lo sapevate? Buono. Quindi, dai, basta. Sciocchino. Altrimenti poi da casa si chiedono cosa stiamo facendo. Non è più il periodo dei limoni. Perlomeno per un'ora al giorno possiamo evitare. Riusciamo a tenerci. Quindi, dicevamo, cani, zuccheri e quant'altro, mi sono voluta autoconvincere, non giustificata, mi sono pulita la coscienza dicendo che quel tipo di biscotto il cane non ha fatto nulla. Non sono certa. Sì, ci sta. Proviamo anche questo dopo. Però. Quindi, intanto
mettiamo conto che la risposta su dove stiamo andando ce l'abbiamo e ci viene posto un'altra domanda. Cara, come ti senti? Sei felice? Qui arriva un punto importante. Perché non ho detto un punto ostico, ho detto importante. Se una persona riuscisse a rispondersi, scusate, voi mi stai sbavando sul tagliere, ma libero tutto. Cioè, già, ma si può? Dai, che schifo. Goccioli. Ti do un pezzetto. Ragazzi, posso dire una cosa? A differenza di altre dirette che ho fatto con voi, in questa non ho la frenesia che dovrei riempire. Un fiume di parole. Che poi magari vi danno anche no, relativamente tempo di ragionare su quello che dico perché sono troppi input per riempire un silenzio. Queste piccole pause, alla fine, danno anche tempo di basta, bava, giù, giù amore, sei pieno di bava. Che schifo. No, non ti muovere. Già, già, sei un po' disgustoso. Pieno di bava. No. Dai, su ragazzi, per favore, adesso. Ti scuoto un po' così di cara. Guai a te se ti posi. Guai a te. Se ti posi, eh. Guarda, ti tengo in campo soltanto perché sei bellissimo e sei parte dello show. Anche di questo show te saresti potuto risparmiare, ce l'avresti voluto io, no? Quindi, in realtà, mettiamo conto che è un momento, insomma, intenso. Noi abbiamo la possibilità di giocarci una bella stressata, eh? Una stressata alla vita ci può aiutare, secondo me, a reinventarci. Il primo passo è reinventarsi, che è una scelta dettata comunque da una condizione. Reinventarsi implica di dover abbandonare ciò in cui si sta riponendo quanto di più prezioso abbiamo, cioè il nostro tempo, per un fine che sta venendo meno. Quindi, dal lato è la capacità di evolvere. Chi è che va avanti? Assieme al mondo. Chi non resta fermo. Per non restare fermo devi seguire un flusso che è esterno, è dettato dalle tendenze del mercato, o comunque dalle correnti che segue il mondo. Quindi, chi è sostanzialmente che può ottenere maggiore successo nella vita rispetto a questo, a quanto detto, in merito a quanto detto, sicuramente chi ha la capacità, l'intelligenza, il coraggio, la velocità, l'intraprendenza di trasformarsi e plasmare il proprio venga a dire il proprio operato, cioè plasmare se stesso, mettersi in condizione di adattarsi alle tendenze, seguire un flusso, essere anche un po' camaleontico.
molto difficile che comunque qualcosa, un'azienda, un progetto, un'attività che è nata diversi anni addietro possa avere la stessa potenza e influenza sul bilancio del mercato rispetto a quando era emersa, no? Era nata. Cioè, necessariamente cioè, stanno cambiando i lavori, stanno cambiando le esigenze, sta cambiando il modo di alimentarsi, sta cambiando tutto nel mondo. Abbiamo finito una pandemia, guerre. Ovviamente non facciamo altro che plasmarci in base alla circostanza. E le economie fluttuano, ci costringono a stare in casa e a uscire mascherati. Per controllarci e per farci comunicare in una maniera tracciabilissima, un video. Qual è il modo migliore per raccogliere dati e studiare le persone? Se non mettere in condizione di potersi esprimere e socializzare passando per un filtro. Devo così concludere. Quindi, cioè, immaginate quanto stiamo diventando simili a numeri, quanto siamo meno umani di prima. Queste siamo pedine. Fatto sta che per quanto possano comandare le nostre vite, noi abbiamo sempre comunque la possibilità di strezzarle. Dare loro dei colpi bruschi durante il tragitto, per non far prendere la mira a chi ci vuole battere. Da chi ci vuole battere. Questo ci permette di essere in grado di galleggiare deblando qualsiasi attentato al nostro successo. Il Covid ci ha inventato media creators. Qualcuno di voi avrebbe investito un centesimo su quel mestiere prima del Covid? Ma scherziamo, non l'avrebbe fatto nessuno, perché nessuno ce l'ha mai messo in condizione, non dico costretto, ma messo in condizione di comunicare passando solo ed esclusivamente per uno schermo. È un dispositivo. Ma adesso, io adesso sto parlando allo schermo, non sto dialogando con persone fisiche. E potete starne certi, può essere smart quanto volete, ma di fondo va a togliere una parte di linguaggio e di coinvolgimento che soltanto l'incontro di persona può garantire. Che carino, con il coinquilino che fischia, sono appena la pressione. Quando inizia a scaldare, adesso sta rimando il cane. Quindi, ragazzi, la maggior parte con le stesse inflessioni che ci regala la vita, no? Nel nostro andare, mettiamoci sempre in condizione di guardarci e chiederci dove stiamo andando e se ci piace. E se siamo contenti così, se possiamo ambire l'alto, se possiamo aspirare a qualcosa di diverso, qualcosa di più. Costi quel che costi. Quante storie di successo parlano di persone che hanno cambiato vita? No. O che si sono realizzate non necessariamente nella loro prima sfida con la vita. Quindi pensate a quella meraviglia. Può essere darsi periodicamente la possibilità di
di reinventarsi. Amore, che dici? Hai sentito? No comment. Perché? Ha detto una cosa bella, reinventarsi nella vita. Chi piace acconsente. Comunque, dicevo, ad oggi, ma tutto veloce, abbiamo accesso a qualsiasi cosa, riusciamo a poter vedere il mercato che fluttua e cambia davanti ai nostri occhi, e grazie alla connessione web possiamo anche capire, in maniera abbastanza semplice e logica, quali saranno i nostri futuri trend, perché sappiamo bene che in Italia inizia a funzionare ciò che in America ha già iniziato a funzionare almeno 6 mesi prima. Anzi, un mercato, come per esempio dell'Etti, del fondo del Bella Regenti, sta funzionando in America già dal 2017. Quindi siamo a 5 anni? A 5 anni di distanza e stiamo iniziando a sviluppare quel mercato lì, per cui insomma la differita, ma di cosa? Hai starnutito, sei dolcissimo, sei anche trattenuto. Io mi sto calando la birra, ho fatto tè, biscotti di ogni genere e adesso birra con le gallette, ma fantastico. Sto attuando quanto avevi progettato tu, amore. Vedo una sorta di vetrina dove c'è una persona che viene vista mangiare di continuo e di gusto. Devo dire che posso garantire entrambe le condizioni. Mangiare di continuo e anche di gusto. Gigiolino, cosa vuoi? Il mais non te lo do. È un pacchetto solo. Mi piace un po' di più, ma è anche una stagione di noceppo. Dopo, no, beh, anche male dopo lo ritosto, mi faccio le vostre avanzate. E non faccio mancare niente. Ah. A parte una bugia che vi ho già detto, che non è mancata, ho detto non ho mangiato niente. Non è vero, sono andata a pranzo. Io ho mangiato una pizza, mezza pizza, alle 2. Ho avuto ritardo notevole nella consegna. Mi hanno dato una pizza che già in un'altra occasione mi diede problemi digestivi. Ma avevo pensato di avere il condimento. Perché avevo richiesto dei funghi porcini, non ho messo un sott'olio, uno speck non particolarmente buono. Non è indimenticabile. Quindi non avevo digerito. Oggi mi sono svegliata stamattina con una sensazione non piacevole. Nonostante questo, ho pranzato benissimo in un ristorante cinese che però fa una cucina fusion, menzionato da Guida Michelin, quindi parliamo di un ristorante sicuramente di ottimo livello. E ho mangiato, mi ha diviso un antipasto che è porzioni non abbondanti, giuste, senza dolce, non fame, però abbiamo mangiato. Per cui continuando a mangiare, ma non perché non abbia mangiato prima. Perché sono un Dyson. Meglio Dyson che Swiffer, mi verrebbe da dirvi. Che non è assolutamente una cosa che fa parte del mio quotidiano. Mi faccio ridere e dirlo perché c'è un'analogia che merita di metodo e tecnologia. Cioè l'aspirazione del Dyson e dello Swiffer. Questo perché
Allora, perché spia cibo non è che spia altra roba, perché solitamente quell'altro tipo di aspirazione toglie l'appetito. Non lo fai sentire. Ma vieni qua. Vieni. Piano. Faccio vedere una cosa molto bella, secondo me. Non l'hai visto. Gigè, piano. Se non vuoi. Allora, sono un po' ostiche. Riesci a fare vedere un po' di più. Altrimenti è un buco nero. Lanci, non senti neanche masticato. Disgustatelo un po', no? Adesso ti do cibo più simile alla paglia. Un po' di cibo paglia, così mastichi. Sento un po' il sapore. Quindi oggi perché vi ho parlato di questi appuntamenti? Perché sto mangiando bene. Di fondo è arrivato a un certo punto. Se si rende conto che non si è soddisfatto al 100%, questa partita ce la si gioca fino in fondo. Avete una. Anche se quella non fosse la prima partita, abbiamo giocato da Dio. Per cui giochiamo. Ma la peggiore ipotesi è l'ultima, altrimenti è un ottimo risultato. Quindi, su questa linea di pensiero, mi viene da dirvi che io ho sempre avuto il sogno di lavorare freelance, di fondo, perché mi sono resa conto, e questo sicuramente ho capito in maniera determinante avendo fatto esperienza, che il mondo del lavoro da dipendente non mi avrebbe gratificato, perché tutto ciò che è noia e routine è ovviamente la morte cerebrale. Quindi sono accorta che come ah? Grazie. Grazie. Ah, hai visto? Hai visto che fatto? Si è bucato da solo col mio mignolo. Una tigiera riscatta così, amore, non si fa. Quindi, personalmente, mi sono resa conto di avere sempre diverse passioni. E questo, da un lato, mi ha limitato la capacità, no grazie, è carino. La supporta la regia, tanto mi fa il Guarda, back. funziona, funziona tutto. Sì, esatto, la regia mi fa un back. Allora, tornando a noi, insomma, siamo qua per il filo del discorso. Nel mio caso, appunto, avendo sia la passione per il canto, che per la scrittura, che per la cucina, mi è sempre piaciuto viaggiare, mi piace la lingua inglese, il mondo di un'altra cultura. Ho fatto fatica sicuramente, a maggior ragione dopo la laurea in scienze gastronomiche, che mi ha praticamente messo in condizione di aprire ancora di più le mie vedute, e quindi hanno un po' alcun tipo di limite al potenziale applicativo di quanto da me studiato. Abbiamo trovato una situazione paradossale, cioè, sapete che a volte si riassume in espressioni del tipo: ah, tu sei troppo qualificato, un profilo troppo alto e quindi non in linea
Cioè, dopo il di sopra delle nostre aspettative. Quindi non potremmo avere un corrispettivo economico e una prospettiva di crescita tali assicurati. Cioè, per me sei troppo. Non sapremo inoltre come poter sfruttare tutte le tue competenze. Quindi l'azienda non è un investimento valido, uno spreco. Magari io pago delle tue competenze che non uso, giusto? No comment. Fantastico, grazie. Sempre un piacere interpellarti, guarda. Comunque, sto applicando il format di cui mi parlasti, una persona che mangia davanti a un pubblico ininterrottamente, giusto? Hai detto che avrebbe potuto funzionare, corretto? Mamma mia. Perché mi metti in mezzo? No, perché non l'avevi detto tu e lo sto applicando, è divertente. Sì, ho detto. Non sono ancora sazia, anche perché Un toccare eccitante a vederti mangiare fuori dalla vetrina. È un cartello pubblicitario. Sì. Comunque, tornando a Tutto questo qui. concetto, mi volevo agganciare a quello che può essere anche uno stato che mistra appetito, la golosità o l'effetto che ad oggi a livello scientifico non si riesce ancora a spiegare in maniera chiara. Ovvero, sai, non puoi fare una battuta che fame hai, sei incinta o sei in fame chimica. E da qui voglio comunque ripromessa di parlarvi di uno degli esempi della mia potenziale curiosità. Sono curiosità che mi porta ad avere una potenziale attitudine a mettere in pratica, adesso un altro vicino fuori, più attività insieme, cioè la voglia di non essere una cosa sola. A me da un po', grazie, metto un po' di perplessità, mi dà un po' di repulsione, è un'espressione forte, però mi mette un po' di un blocco, mi inibisce l'idea di essere catalogata come una figura professionale nello specifico. Quando mi occupavo di new business, nell'ultima esperienza lavorativa che ho fatto da dipendente, mi ricordo che comunque facevo parte del ramo commerciale, cioè ovviamente chi si occupa di new business intercetta potenziali partner, no? Player, clienti. Però di fondo comunque mi dava fastidio l'idea che, se non anche della progettualità creativa, io venissi relegata a un ruolo, a una categoria che è il commerciale. Di per sé non ha nulla di male, ma comunque limita il mio, come dire, la mia potenziale identità, è come se dicesse una parte di me, non so come dire, dicesse soltanto cosa sono, una parentesi, tutto ciò che sono. No, Giorgio, questo non te lo do, è il mio panino, vieni qua. Voi ci credete? Non stai, non sbavare. Ma vi sembra normale? Che adesso riesco a mangiare? Ma che mi se lo schiodavo a questo? Eh? Che volevo dire? Ah, cari miei. Tornando agli discorsi di prima, si parlava di cannabis e l'argomento mi incuriosisce molto perché durante il mio percorso di laurea magistrale in nutrizione, ma ho detto qua, la fare i cubetti lì, sono meravigliosa. Ho fame! Allora, praticamente, niente, portai un elaborato sulla fame chimica. Beh, questo è un fenomeno che mi incuriosisce tantissimo, perché ho riscontrato in generale che le persone che
fanno uso di cannabis, non sono principalmente sovrappeso, anzi mi è capitato di conoscere persone addicte a questo tipo di sostanze e che sono sicuramente massose, tendono ad essere sempre più migliorine. Mi sono chiesta, dato che comunque il consumo di cannabis fa scaturire la fame clinica, cosa succede in quella fase lì? Il nostro corpo aumenta il metabolismo, quindi ciò che introduciamo non viene totalmente assimilato, viene in parte bruciato. Ma c'è da dire che a me la fame viene e che delle volte, non sempre, ho anche freddo. Quindi ho ipotizzato che comunque il mio corpo richiedesse più calorie per rimanere in temperatura, che sto bruciando. Il mio metabolismo aumentando, basale, richiedeva un introito di energie per mantenermi anche soltanto a una temperatura corporea corretta, ovvero una temperatura che mi impedisse di avere i brividi. Gegè, cosa c'è? Vuoi la pelle? Vieni qua. Mamma mia, oggi cosa sei? Un demonio. Quindi, ad oggi non è ancora chiaro il perché di alcuni meccanismi a livello fisiologico. Nonostante io comunque abbia riportato alla mia docente di fisiologia un elaborato che parla in generale del fatto che l'uso di cannabis può aiutare perché ha effetti oressigeni, ovvero che vanno a attuare l'effetto opposto di quanto è definito anoressigeno. L'anoressico, anoressica, è un individuo che ricetta il cibo, quindi non ha appetito, non ha, non manifesta la voglia di mangiare, e quindi tutto ciò che è oressigeno fa l'esatto opposto. La cannabis risulta oressigena perché ti vuole di mangiare. Quindi nulla scritto in merito all'effetto sul metabolismo, eppure è vero che magari cambiano i bioritmi, per cui magari chi fuma cannabis mangia in fame chimica, poi chi mangia dopo un bel po' di ore, magari fa un po' di digiuno, si autogestisce ogni ore dei passi. Può darsi pure. Comunque, sicuramente la cannabis è un potenziale oggetto, argomento di discussione, o comunque di conversazione, più che discussione, altrimenti sembrano più bellicosi di quello che effettivamente vogliamo essere. Gigi, vieni qua. Basta, sali su. Vieni qua. Qui. Oggi sei fastidioso, eh? Quindi, tornando a noi, la cannabis diventa anche interessante dal momento in cui magari chi vi approccia ha una passione per la cucina. Quindi, molto bello giocare sicuramente col CBD anche, perché si riescono a fare tutte le prove in merito alla Roma, ma della sperimentazione anche sull'estrazione della sostanza in qualche modo divertente, perché la massima estrazione della stessa si ottiene in determinate condizioni di tempi e temperature, che però
possono essere bilanciati e dosati, tenendo conto anche delle proprietà organolettiche dell'erba, quindi dei profumi e tutto ciò che altrimenti andrebbe in parte, non dico perso, ma alterato dall'utilizzo delle temperature più alte. Quindi, esempio, quando si percepisce l'aroma della cannabis fumata, da fumata, come percezione aromatica non è la stessa che si può avere consumando un prodotto con un olio evo realizzato a bassa temperatura. C'è un'altra tecnologia che mi incuriosisce tantissimo, che è quella degli ultrasuoni, che credo comunque attivino un processo di un processo meccanico a livello molecolare, tale per cui si accelerano dei processi, credo anche di infusione, credo che si lavora un po' sulla rottura di alcune pareti cellulari, no? E quindi questo implica sia un maggiore scambio aromatico, sia una modifica dello stato, come si può dire, della testura. Una modifica della testura, della consistenza di un alimento. Ad esempio, gli ultrasuoni si possono utilizzare, se ricordo bene, per non necessariamente accelerare, ma massimizzare l'efficacia della frollatura sulla carne. Andando a lavorare anche, per quanto possibile, sulla riduzione della umidità della carne stessa, in modo tale da riuscire a mantenere una buona morbidezza e umidità del taglio finito senza doverci rimettere o dover perdere, dover compensare con una minore intensità di gusto, per cui stesse tempistiche con condizioni igroscopiche differenti ci permettono di ottenere un risultato più piacevole in bocca, alla masticazione, ma ugualmente intenso al palato. E quindi ecco, con questo tipo di tecnologie sicuramente potrebbe essere interessante estrarre tutte le sostanze della cannabis e avere un grasso, perché ovviamente i vari principi sono liposolubili, quindi bisogna infondere la marijuana in un grasso, così che gli oli essenziali e gli attivi principi attivi vengano veicolati all'interno del solvente. Sì. Allora, cosa poter realizzare con l'olio della cannabis? Tutto. È bello in realtà immaginare di poter giocare con diverse fonti di grasso. Io in una cena sperimentale creai quattro portate, ciascuna delle quali aveva l'abbinamento con il suo grasso alla cannabis, e parliamo di olio di sesamo, olio extravergine, burro e olio di cocco. Quindi olio extravergine per un antipasto, olio di sesamo per un'altra portata, diciamo così. Burro per un secondo a base di anatra e dessert, olio di cocco per un dessert con del cioccolato e del cacao. Quindi ad oggi vi dico, il mondo, ricollegandoci anche un minimo al discorso iniziale degli appuntamenti davanti allo specchio e della notevole capacità, intelligenza, coraggio, indipendenza di tutte quelle persone che si mettono in condizione di cambiare vita a qualsiasi età biologica. Pensando a quanto ci sono detti fino a poco fa, alla fine, ragazzi, aspetta, adesso c'è un collegamento in questo momento. Tu sei, ma tu avrai fame, che ti un po' smagrini, adesso ti copro anche.
Che bel fantastico, meravigliosissimo vuoto. Vabbè, è poco importante, fatto sta che due discorsi combaciavano. Allora, il adesso aspetto tanto di te, tanto di tempo a cambiare attività e. Non importa. È la cannabis, esatto. Ecco, l'idea di cucinare la marijuana sicuramente è una nuova frontiera, qualcosa che in termini sia di imprenditoria culinaria, cioè nel mondo del business della cucina, sia nel mondo, diciamo così, del green, del botanico, o to, al massimo neanche farmaceutico, omeopatico, boh. Uno più della medicina naturale si andava a sospettare, no? Per cui in realtà è bello poter ad oggi ipotizzare nel 2023 di creare una nuova frontiera, sviluppare un nuovo ramo di ristorazione, una ristorazione non dico psicoattiva, ma sicuramente in grado di agire sulla psiche in modo tale da fungere non al 99, al 100% dei casi, perché io rappresento già l'eccezione. Da un estetico, che a me l'erba non estetizza assolutamente, sicuramente rilassa, però questa è un'altra funzione e per un'altra che io riscontro, perché magari poi dipende dalla varietà di erbe che si va a prendere, provo insomma dell'euforia, ecco. Quindi è sicuramente molto bello provare a regalarsi dei momenti, anzi delle vere e proprie esperienze gastronomiche che tra l'altro tendono ad avere un effetto potenzialmente edonistico, quindi piacevole, non soltanto nella fase effettiva del consumo del pasto e dell'alimento, ma anche poi nella fase in cui l'alimento stesso, tramite le sue proprietà intrinseche e i principi attivi in esso convogliati, permette di regalare sicuramente delle altre emozioni, reazioni. Sì, emozioni, diciamo così. Reazioni, emozioni, delle altre. Sorprese. Quindi, secondo me, arrivato a un certo punto, comunque, la cannabis, a livello anche gustativo, permette degli abbinamenti molto interessanti. Solitamente, per chi di cui fosse stato ad Amsterdam, sicuramente uno dei modi più comuni per mangiare la cannabis è quello di acquistare e mangiare dei dolci, le cosiddette space cake. Ok, si tratta di prodotti non necessariamente prodotti industrialmente, tant'è che alcuni coffee shop più grandi, più rinomati, hanno dei prodotti anche confezionati, come dei muffin, anche vegani, di diversa tipologia, quindi non necessariamente realizzati tramite l'infusione della cannabis nel burro, che comunque è la ricetta più tradizionale, che quindi prevede anche, diciamo, la preclusione di una fetta di mercato che quella sia dei vegani che hanno dell'intollerante al lattosio. Per cui, tornando a noi, esistono sia dei prodotti un po' più pettinati, tra virgolette, il cui costo e magari anche sapore, no? Quindi bilanciamento gustativo è di livello maggiore. Quindi, in parole povere, costano di più, ma sono anche più bilanciate, comunque piacione di sapore. E poi ci sono altre tipologie di articolo che sono delle torte, ma no, ma sarebbe comunque fatte in casa, porzionate, immesse proprio in teglie, che sembrano venire fuori comunque dalla dispensa di casa del tuo compagno di classe, no? Forse quello della zia, della mamma, sì, c'è un bello di mamma, la porta della merenda, niente di più. Con un'ingente quantità di cannella, haha, e tu cosa sai? Che cosa sto dicendo? Uscita dalla Toscana, che in questa età anche io mi ha fatto proprio impattare. Io cosa avevo fatto? Avevo comunque chiesto nei coffee shop quelli un pochino più famosi, e quindi non li ho civilizzati, ma meno esatto, più turistici, più adatti a ricevere un pubblico di diverso spessore.
avevano riportato sull'etichetta, comunque avevo chiesto, il quantitativo di grammi che c'erano, così da capire il principio attivo. Quindi, quando ho scoperto che sostanzialmente si oscillava tra il 0,6 e qualcuno ha visto anche 0,8, ma venendo fuori a sapere da uno dei più autorevoli coffee shop che il quantitativo era forse 0,6 perché al di sopra non è consentito per legge, ecco qua che comunque io ho in risposta da queste persone un quantitativo che corrisponde ovviamente a un effetto. Quindi ipotizzo di realizzare banalmente nella tra virgolette per me peggiore delle ipotesi una mia space cake, conto per una teglia da 6 porzioni 3 grammi di marijuana, perché ogni persona consuma mezzo grammo. A me però piace più un'altra cosa. Mi piace pensare di realizzare una vera e propria cena. Quindi cucinare, pensate, ci si potrebbe anche in uscita spennellare il cornicione. Wow! Io un'altra cosa che ho fatto è stata poi prendere generalmente le potrei chiamare fecce, ma sostanzialmente la parte di erba che ho filtrato dal mio olio extravergine che posso sia usare per condire e magari averlo pure più bello, sia vendere, quindi la boccetta sicuramente acquisisce valore se è con un olio che sembra comunque il più possibile innocuo, utilizzare questa sorta di fecce per impastare quella che a Napoli, se non sbaglio, chiamano la pasta cresciuta, che è una sorta di pastella un po' più solida, collosa, salata, che viene fritta. La peculiarità di questa frittata salata è che viene realizzata, cioè la fonte di sodio proviene dal mare, quindi viene realizzata con l'acqua di mare. E ciò comporta che ci siano delle potenziali, chiamiamole contaminazioni, no? Ma delle presenze, delle tracce di ciò che solitamente popola il mare, le alghe. Quindi il fatto che si possa realizzare una sorta di aperitivo con una pastella iodata richiama un pochettino, diciamo principalmente a livello cromatico, la pasta cresciuta, una pastella della stessa fattura, ma fatta, condita un po' con le parti verdi, le fibre dell'olio europeo. Ovviamente sono più che attive, anzi continuano a concentrare nel loro interno del principio attivo, per cui se poi riattivate tramite l'immersione dell'impasto alle temperature di una frittura, parliamo da minimo 180 gradi se ricordo bene, minimo. Ecco qua che abbiamo prodotto una frittellina frizzantina. Sì, quindi niente, mi diverte parlare di questo argomento perché, ripensando al mio percorso, io ho sempre amato, sono stato ossessionata dal cibo fin da quando ero bambina, ho studiato scienze gastronomiche, quindi ho studiato la gastronomia, poi il marketing e la comunicazione, possiamo scrivere anche, poi nutrizione, perché ci tengo all'aspetto intimo delle cose, bene mangiando, la mia salute, il mio aspetto fisico. Sentirmi bella, bene dentro e fuori, bella. Sentirmi bene, quello è importante, perché poi se stai bene attrai il bene, perché ciò che senti attrai. Ecco qua che mi dico ad oggi, perché farò una sua attività. Quindi, avendo anche sviluppato delle skills nel commerciale, ecco che mi ritrovo ad oggi a avere un vuoto quando mi chiedono cosa fai nella vita, perché tra l'altro io sono una creativa, ragazzi, e posso asserire con soddisfazione di essere stata capace di acquisire delle skills di management che ad oggi mi permettono comunque di autogestirmi con una relativa fatica, cioè con sicuramente un impegno di tempo maggiore e quindi una conseguente ulteriore, cioè maggiore lentezza nel mio essere operativa. In toto, perché faccio tutto da sola, quindi magari sono una veloce di un'agenzia con 8 dipendenti, però comunque sono felice di dire che ogni giorno mi ritrovo potenzialmente
qua poi per nella condizione di scegliere un'attività a tempo, magari chiamami o con WhatsApp mi rompo le palle, perché comunque le cose vanno in azienda, le persone, tutto, per cui delle volte è anche sano interrompere prima il rapporto, sospenderlo quando si rischia di incrinarlo o di fargli perdere il valore. Quindi la bellezza del poter giocare con ciò che mi piace e quindi di non lavorare ogni giorno della mia vita, ma di divertirmi, di trarre guadagno da questo, è veramente lo stimolo e l'augurio che tutti quanti, che posso fare tutti quanti, ok? Cioè veramente svegliarmi la mattina e poter gestire non necessariamente un momento di soldi. Credo che gli alti e bassi della vita valgono, cioè ci siano in ogni realtà, e che la capacità sta nel mantenere il proprio equilibrio ricercando la via di mezzo e sentendosi appagati di quello che si ha. A quel punto le fluttuazioni tipiche di chi rischia vivendo da libero professionista ti portano comunque a dormire sereno, a goderti dei giorni liberi che magari altre persone non hanno con la stessa cadenza o con la stessa vicinatezza, più o meno, cioè il senso è quello. Quindi ragazzi, mi ha preso un bello sprint di parlare, no? Siccome poi alla fine magari capita che ci sono degli argomenti che oggi vi accenno, che quindi il mio cervello memorizza di aver già trattato e che domani invece avrebbero potuto essere trattati con una maggiore precisione e oculatezza, direi di fermarci qui e di riprendere lunedì prossimo alle 18.30 sempre qui sul canale di Digital Moon. Ogni volta che dico lo diciamo, quindi vi aspetto nuovamente lunedì prossimo alle ore 18.30 sul canale di sono poverissima, sono qua e non chiuderò finché non riuscirò a farlo perfetto. Quindi ragazzi, che dirvi, se non che vi aspetto lunedì prossimo, alle ore 18.30, sul canale di The Digital Moon, con il mio programma, l'Ichiene addomesticata, altro che muschio selvaggio. Ecco, l'ho detto, in realtà scarica, quindi ho tolto un po' di espressività figa, ma sono proprio contenta. Parte il momento fetish tra 3, 2, 1... You! Adios!